Bentrovati con il secondo appuntamento del Portrait Off dedicato al grande fotografo Oliviero Toscani. In questa seconda parte dell'intervista a ritratto, il celebre fotografo ci racconta ancora della sua carriera, delle sue esperienze editoriali, ma soprattutto condivide con noi la sua visione in merito a creatività, arte, comunicazione, pubblicità e ancora lusso e tempi moderni. Le idee di Toscani, emblema di anticonformismo? La risposta nel video intervista. Buona visione! Beh, io pensavo di voler sempre fare un giornale e come tutti i lavori fatti in Benetton imbrogliai la Benetton dicendole che doveva essere un house organ del dopolavoro della Benetton, dove si parlava del campionato di ping pong Veneto, chi aveva bevuto più vino, sapete, nel Veneto fa ste robe qua, e chi aveva la migliore mucca, poi forse mettere dentro anche gli indirizzi dove andare a sciare d'inverno. E fu accettato dall'ufficio marketing così. Benedetto, facciamo un giornaletto interno della Benetton. E invece gli feci Colors. Colors, proprio lo inventai, era il mio giornale da anni, era il giornale che volevo. Ho preso l'art director, che era Tibor Kalman a New York, dicevo ogni due anni bisogna cambiare posto, perché tutti i giovani, chi entrava in Colors non aveva nessuna esperienza editoriale, così tutti quelli che vengono a lavorare da me li voglio senza esperienza. Non voglio che arrivino con, io sono stato la J. Walter Thompson, mamma mia, via via, io sono stato la Young Arabic, mamma mia, esci di qua subito, già mi inquini l'aria. Io ho già lavorato al Corriere della Sera, no, via 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 via. Io ho lavorato alla Rai, mamma mia la Rai, cosa puoi fare? Se lavori alla Rai non servi proprio a niente. E guardate che disastro. Fininvest non ne parliamo. Allora, mesi su una redazione fatta da giovani che cominciavano a capire cos'era la comunicazione moderna attraverso le tecnologie moderne. Si iniziava lì a usare il computer per avere informazioni. E decisi di fare un giornale senza news e senza stars, senza personalità. Tutti gli altri giornali sono fatti da news e star. Quindi già partivo con un presupposto, un prodotto assurdo. Poi ogni numero cambiava formato, quindi anti-marketing, contro tutte le regole del mercato. Ma siccome avevo detto che era un giornale aziendale, erano tutti contenti, Benedetto, se vedevano il giornale del Colors che fa Toscani, invece no, furono fregati tutti, però riuscii a fare un giornale che ha, nel 1991, un giornale che ha condizionato tutta l'editoria moderna, questo è riconosciuto nel mondo. Economicamente non ha nessuna fortuna, è stato perché era così avanti, però editorialmente, a livello di forma, di concetto, di come si può fare un giornale, persino Repubblica ha influenzato il Colors. Lo dice lo stesso Rinaldi, direttore artistico di Repubblica. Quindi fu una bellissima esperienza, che poi quando cominciò a diventare anche un successo lasciai, come tutte le cose. Mi piace inventare le cose, andare via quando cominciano a diventare commerciali. Non è che sia contrario al commerciale, però lì poi bisogna gestire. Non ho ancora affrontato il problema di fare i soldi nella mia vita. La fabbrica era il mio laboratorio, come quello che ho adesso. Ho sempre lavorato così, l'ho ufficializzato. L'ho semplicemente ufficializzato. Ragazzi che arrivano con la loro esperienza, sperando che siano... che siano dei veri artisti, quindi il loro risultato sarà creatività e non dei finti creativi come tutti dicono di essere. Ormai li vedo in faccia chi è veramente creativo e chi non è. Purtroppo ogni tanto sono anche imbarazzato. Non esiste l'arte moderna, esiste l'arte. L'arte è senza tempo. La deposizione del Mantegna fra 500 anni sarà sempre moderna, mentre l'arte moderna di adesso sarà sparita. Quindi l'arte, se non è moderna, vuol dire che non è arte. Quindi ci sono dei pezzi d'arte che hanno 600 anni, Giotto, che è modernissima. Ciò che è fatto al giorno d'oggi, solamente una piccola parte avrà questo valore. La grande parte dell'arte moderna sono dei materiali che gli artisti, un po' segaioli, fanno
per i collezionisti che sono tutti miliardari frustrati, e il loro modo per essere vicino all'arte è spendere questi soldi inutili per comprare le cagate che si vedono in giro. Guardate, andate adesso a Massa a vedere la McCartney e tutte quelle robe lì, assurdo. O non so, basta andare a Palazzo Grassi a vedere la Fondazione Pinot, dico, è molto più bella l'architettura di Tadao Ando di quello che c'è dentro, insomma. L'unico pezzo d'arte di Punta della Dogana è la costruzione di Tadao Ando, quello che c'è dentro fa schifo. Ma io credo che lui è così ricco che ha potuto permettersi di costruirsi un posto, perché sua moglie ha detto, senti, o porti via da casa tutte ste cagate qua e mettile da qualche parte, perché fanno schifo, la moglie è molto saggia. E lui dice, ma tutte le mie cagate le ha messe, ha comprato Punta della Dogana e le ha messe dentro là. Quindi trovo che tutti questi prodotti cosiddetto d'arte moderna, un 0,00 forse si potrà chiamare un giorno arte. È una roba che fanno i collezionisti fra di loro. Uno, io ti vendo la mia cagata, io ti vendo le mie due piedi puzzolenti allo stesso prezzo. E si scambiano queste robe qua. Ma la Stripaia è fabbrica mia, però non appartiene più a un'azienda che non la capisce. Sono ragazzi che vengono e vanno, che vengono messi alla prova, è un laboratorio, una bottega dell'arte, si incollano le foto, si fanno le cose con le mani, che è il risultato di un pensiero prima fatto con la testa, che poi va applicato, va messo in opera, come bottega rinascimentale, una bottega d'arte rinascimentale. Ma io non è che abbia delle passioni, è tutta una passione. I miei cavalli sono esattamente come la Stripaia, come Colors, come il mio vino, come la mia famiglia, come qualsiasi cosa in cui vengo in contatto. Non è che io abbia tempo libero, è tutto un tempo libero. Io non vado in vacanza vanno quelli che vogliono fare il vacuum, siccome vivono una vita così di merda, hanno bisogno della vacanza. Io vado in vacanza, casa mia è il posto più bello per stare in vacanza. Mia passione sono, cioè, quando uno immagina, sogna, è tempo un'ora di lavoro, è tempo di vita, come così quando si fanno le cose. Invece normalmente sta sognando, come dire, beh, adesso non c'entra, adesso non sta vivendo. Non è vero. La vita deve essere tutto un sogno, una possibilità da poter creare, da poter mettere in scena, è come un film, la passione è tutta lì. Uno prova, non si è mai sicuri del risultato, quindi se non si è sicuri del risultato vuol dire che il procedimento è giusto. Se si è sicuri del risultato vuol dire che si fa qualcosa che è già stato fatto, quindi si diventa dei manovalanza, non è più creatività. Quando si fa qualcosa e non si è sicuri vuol dire che forse si sta facendo qualcosa che forse avrà un valore. Mi interessa, non mi ricordo neanche che premio ho vinto. Anzi, mi ricordo che una volta ero in Giappone a fare un lavoro per una grande agenzia di pubblicità, una grande campagna. Viene da me il direttore creativo, questa qua è un'altra parola che mi fa ridere, ce l'hanno solamente l'agenzia dell'imbecille delle pubblicità. Direttore creativo, ma neanche il Padre Eterno era direttore creativo, ha fatto tutto da solo, non dirigeva niente, creava. No, direttore creativo giapponese, allora, tutto la moda, tutto Prada, tutto quei marchietti, viene da me e mi dice in inglese, ah Toscani, due volte io sono stato al Festival della Pubblicità di Cannes e lei ha vinto 4 leoni d'oro là, ma non è neanche andato a ritirarli. Infatti io non sono mai andato al Festival della Pubblicità di Cannes, ho vinto 4 leoni d'oro, sono mai andato a ritirarli, ma non mi frega niente andare a ritirare, che ci sono cose più interessanti da fare. Comunque questo giapponese poverino che ha il suo sogno vincere un premiettino, magari non leone d'oro ma magari di plastica sarebbe stato sufficiente, mi guardava come se fosse un pazzo, ma secondo me il pazzo è lui. Ma io personalmente non appartengo al mondo ufficiale del lusso, ma io penso che nessuno vive una vita così lussuosa come la mia. Fra tutte le persone che ho conosciuto, anche ricche, anzi volevo fare un numero di collo di come i ricchi siano beceri nel spendere i loro soldi.
avrei voluto insegnargli come invece avrebbe potuto usare i soldi. Chi si esprime con cose di lusso di solito è un subumano, adesso non vorrei far nomi, ma se faccio un paio di nomi mettete a ridere, è pieno di sti subumani di lusso che non vivono niente, vivono nella paura di non esserci, di non essere lì, di non avere quello, di non essere, ma tremendo. Devo dire che è una roba un po' da coglioni, scusate, gente lussuosa. Ma il lusso è tutta un'altra cosa, è veramente una possibilità che sta fra il cuore e il cervello, il lusso, è là dentro. Avere quel lusso lì vuol dire avere quel fuoco lì. Chiaramente uomini e donne del lusso, voi questo non l'avete. Mi spiace per voi, siete dei subumani. Ma non esiste vivere senza conformismo. Siamo, anche il più anticonformista è conformista, conforma su una sua forma. Conforma su un suo modo di vedere, di esprimersi, di fare, di ragionare. Io ho tutta una mia serie di forme alle quali credo. Per esempio, io la mattina, non è che sia il massimo della bellezza adesso, 70 anni. Comunque, nudo, apro le finestre di casa mia, vivo in campagna, e ho 6 cani che sanno, che appena sento il rumore, si mettono davanti alla finestra. Apro nudo come uno stricker, no? Ciac, nudo col pisello fuori, insomma, strausato, consumato tutto, un po' usato, però va bene. E tutti i miei cani, fra l'altro sono femmine, scodinzolano contenti di vedermi. Ecco, io inizio la giornata così, non è lusso questo? Tutti contenti di vedermi. Quindi io credo in loro, dico, brava, Zulu, bello, bello tuo padrone, vero? Pupupu, bello, guarda. E tutti contenti, aspettano solamente che esca a carezzarli. Questo è un conformismo, no? È riconoscere una forma che forse io fossi uno dei cani non so se scodinzolerei. Infatti mi guardo allo specchio e non scodinzolo tanto. Però dico, è così, bisogna volersi bene, bisogna sapersi accettare fino in fondo, bisogna crederci in se stessi. Forse così, forse questa è una forma di conformismo, che però ognuno di noi, essendo unico e irrepetibile, produce un conformismo unico e irrepetibile, e non è la copia di qualcun altro. Quindi ognuno di voi, siate quello che siete, sarà perfetto.